Ciao a tutti cari amici, bentrovati in un nuovo interattivo dedicato all'amore. Oggi andiamo a chiedere alle carte come l'ha presa questa persona, come ha preso il nostro discorso, le nostre parole, i messaggi che gli abbiamo mandato, come ha reagito. Allora andiamo a vedere innanzitutto la vostra situazione, un po' in generale, ricordo che sono interattivi, quindi stesi generali. Ci sono molte energie, le situazioni sono tante, anche le persone che guardano, quindi ricordo sempre di prendere tutto molto con le pinze e di lasciare andare quello che non risuona con la vostra situazione. Allora, sono validi dal momento in cui li vedete, quindi io adesso vi lascio qualche secondo, scegliete a istinto il mazzo che più vi attira e dopodiché partiamo subito con la prima variante a sinistra qui. Eccoci qua. Allora, fermate il video se non avete fatto in tempo a scegliere. Io metto qui la pietra e andiamo subito a dare un occhio un attimo a questa situazione. Ok. Allora, qui quello che emerge subito dalle carte è che c'è un po' una situazione di sconforto. Allora, le carte non mi dicono il motivo esatto del perché ci sia questa condizione, ma il fatto sta che qua mi esce l'oracolo della storia infinita che mi parla di qualcosa che continua un po' a ripetersi e che non va mai verso la direzione desiderata. Okay. C'è il carro come arcano maggiore, che è un arcano che mi indica che comunque stiamo andando verso una buona direzione, verso la vittoria. Potrebbero esserci attualmente comunicazioni con questa persona o potreste avere anche degli incontri, però diciamo che allo stato attuale dei fatti c'è pesantezza. Ci sono anche delle paure riguardo a questa situazione, quindi se sta andando nella direzione giusta, se si sta prendendo le scelte giuste, se quello che si percepisce è effettivamente quello che è, quindi abbiamo la carta dell'oscurità, nella quale c'è un percorso, c'è la strada proprio che stiamo intraprendendo, che però non è chiara sotto vari aspetti, quindi qui potrebbero esserci delle perplessità, dei dubbi. Okay. Si tende ad essere una condizione di sopportazione, quindi ripeto, qua c'è qualcosa che turba uno dei due, potrebbero essere vari aspetti, la conduzione del rapporto a livello pratico, c'è qualcosa del carattere di questa persona che non vi garba. C'è una pesantezza, ma comunque c'è anche la fiducia che la situazione possa migliorare, quindi c'è una situazione di protezione, ci si sente protetti in questa situazione o ci si sta proteggendo, okay? E c'è comunque fiducia che la questione migliori o comunque che cambi direzione e che vada verso quello che si vuole. Quindi questa è la prima variante. Vado subito a vedere, quindi se dite che questa è la vostra situazione, io raccolgo un attimo i tarocchi, qui, le carte, e vado a vedere come ha preso le vostre parole questa persona, quindi come ha reagito. Allora, qui a fondo mazzo esce innanzitutto la regina di coppe, che mi parla di una donna che potrebbe essere dei segni d'acqua, pesci, cancro, scorpione. Ok, è una donna estremamente dolce, gentile, affettuosa, romantica, sognatrice, anche fortemente emotiva. È una persona che può essere coinvolta a livello emotivo o, se state chiedendo per un uomo, molto probabilmente vi vede
come la donna amata, quindi la donna che desidera, la donna che suscita in lui delle emozioni e che lo coinvolge a livello emotivo. Allora, com'è che ha reagito questa persona? Innanzitutto gli avete proprio fatto girare i marroni. E qua esce il diavolo che mi parla di una persona che un po', si urta, rispetto a quello che gli avete detto. Potrebbe essersi arrabbiato o anche semplicemente essersi messo in una condizione un po' di essersi sicuro se è infastidito. Okay? Qui potrebbe essersi infastidito per questioni lavorative per alcuni di voi, o potrebbe essere anche una persona che si è arrabbiato, si è infastidito, ma che eccoci qua, scusate se ho interrotto il video. Allora, è una persona che o stava lavorando, oppure potrebbe essere una persona che ha percepito questo fastidio in lui e ha cercato di lavorarci e di ritornare a una situazione di benessere e di serenità, ok? Quindi di godersi quello che ha. Nel momento in cui sta vivendo, quello che emerge dalle carte è comunque che questa persona ci sta pensando sopra quello che gli avete detto. Soprattutto arrivata la sera, questa persona ha cominciato a rifletterci, potrebbe aver proprio pensato a quello che avete detto, a come risolvere eventuali problemi. Okay? Quindi qui non escludo o che questa persona fosse stata a lavoro mentre gli avete comunicato quello che gli avete detto, qua potrebbe essere che gli avete detto dell'insoddisfazione che abbiamo visto prima. Comunque, fatto sta che qua si è sicuramente infastidito e arrabbiato. Non escludo appunto che possa essere stato a lavoro, lavoro che permette magari di avere una certa serenità economica. E per alcuni di voi potrebbe essere semplicemente che questa persona ci ha lavorato sopra rispetto a questo atteggiamento, queste emozioni che il vostro messaggio, le vostre parole hanno suscitato negativamente. E che però, appunto, durante la giornata, al calare della notte, del buio, questa persona in solitudine abbia riflettuto molto su quello che gli avete detto. Quindi questa è stata la reazione della persona. Variante 1, e vi ringrazio. Vi invito a mettere mi piace, di iscrivervi al canale e vi aspetto con i prossimi interattivi dedicati all'amore. Passo ora alla variante numero 2. Eccoci qua, variante 2. Ecco qui, lo vedete? Spero di sì perché non vedo. Okay. Va bene, allora variante 2, andiamo subito a vedere qual è la situazione di questa stesa. Attrazione, purezza, crescita estrema. Ok. Allora, qui escono delle belle carte in questa stesa. Allora, la situazione attuale qui, abbiamo una situazione di realizzazione con questo mondo degli arcani maggiori e poi abbiamo anche a fianco l'oracolo che mi parla di tribù, cioè che riguarda la famiglia. Allora, qui potremmo sia parlare di una condizione proprio familiare, quindi avere una vita con questa persona, ma potremmo anche avere a che fare con una vita sociale molto importante. Okay? Il mondo mi parla anche proprio delle persone, dello stare in compagnia, di avere relazioni interpersonali molto importanti. La tribù, appunto, delle situazioni che noi frequentiamo continuamente, può essere l'ambiente lavorativo, può essere una compagnia di amicizie, dei parenti, qualsiasi situazione dove abbiamo appunto si sviluppa la nostra vita sociale. Qua abbiamo attrazione, purezza, crescita e qualcosa di, comunque di estremo. Allora, per la persona in questione qui prova una forte attrazione nei vostri confronti, qua mi fa più pensare che ci sia un giro di amicizie più che di famiglia, francamente, però non lo escludo perché le energie sono tantissime. Cos'è che vede questa persona nel rapporto? C'è appunto una forte attrazione anche eccessiva, cioè c'è una fortissima attrazione, non un po' di attrazione, molta attrazione, però contestualmente vede una possibile crescita in questo rapporto perché
e percepisce una sorta di genuinità, ecco, in questi rapporti, in questo legame. Quindi questa è la situazione attuale del rapporto. Sono delle belle carte, una bella stesa, quindi se state litigando, se non è la vostra variante. Qui col mondo potreste anche comunicare via social, quindi Facebook, Twitter, TikTok, tutte queste cose qui. Quindi potrebbe essere anche una community online, ok? Andiamo subito a vedere quindi questa persona come ha reagito alle vostre parole o al vostro messaggio, qualsiasi cosa vi siete detti. Allora. Allora, questa persona o voi qua, qualcuno si è arrabbiato molto, tanto che mi fa pensare che abbiate avuto un blocco, cioè o vi siete fermati, cioè avete fermato le comunicazioni, o proprio vi siete bloccati sui social, uno dei due l'ha fatto, ok? O ha avuto comunque l'intento di farlo perché si è arrabbiato molto. Qua c'è il cavaliere di spade, una persona eccessivamente istintiva, cioè una persona che appena gli mostri tanto così parte come un toro infuriato. Okay? Allora, cosa che è emerso dalle carte? Com'è che ha reagito questa persona? Questa persona ha alzato i tacchi, ha evitato il discorso, se l'è proprio moccata. Infatti. Qua mi esce il cavaliere di spade, mi dà l'idea che sia proprio questa persona che ha un po' lasciato sbollire. Qui appunto c'è il 7 di spade che mi parla di una persona che evita, che nasconde qualcosa, che scappa nel vero senso della parola. Il mondo mi riguarda sia. Proprio il fatto di andarsene, quindi questa persona potrebbe o essersene andata, cioè magari eravate insieme, stavate parlando in compagnia, e qua, visto, si è rotto ed è partito, okay, e se n'è andato altrove, oppure potrebbe essere che se gli avete mandato un messaggio, questa persona magari ha guardato, è entrato sul social o su quello che è, e dopodiché ha lasciato perdere, ha aspettato, ha fatto altro. Comunque non l'ha colpito particolarmente, si è un po' innervosito e è un po' ed è andato oltre, però diciamo che qui potrebbe per alcuni di voi farvelo un attimo pagare, fermare le comunicazioni e farvi aspettare. Se aspettate una risposta, questa arriverà tra un bel po', qua vi fa penare un pochettino. C'è l'otto di coppe, quindi questa persona potrebbe appunto girarvi un attimo le spalle e fin qui a un certo punto gli comincia ad avere cioè gli viene voglia di rispondervi e di scrivervi. Qua vedo più comunicazioni scritte, francamente, però non escludo che ci possa essere stato anche un incontro. Comunque questa persona sì, si è girato ed è andato oltre a farsi i cavoli propri su altri lidi, quindi esce proprio la carta del mondo, potrebbe aver avuto altre frequentazioni, altre amicizie, altre situazioni comunque di socializzazione. E dopo un certo punto, quando ha chiuso e ha fatto tutto quello che doveva fare, sì, potrebbe contattarvi o avervi contattato dopo anche 2 giorni. Quindi questa è la situazione. Quindi qua non ci vedo più tante reazioni, qua vedo proprio anche sul fondo mazzo, vedete. Il cavaliere di spade con il blocco, adesso qui sono girate le scatole. Non escludo che qua possiate essere state anche voi, che il fatto che non vi rispondeva molto probabilmente l'avete bloccato. Poi c'è il giudizio, quindi questa persona vi ricontatta o vi ha ricontattato comunque dopo un bel po' di tempo, ma sappiate che non è che se la sia presa più di tanto, più che altro si è girato e è andato a farsi gli affari propri da un'altra parte. Va bene.
Io vi ringrazio, vi invito a mettere mi piace, di iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina così vi arrivano tutti i miei prossimi video. Io vi ringrazio e vi do un abbraccio grandissimo.